Facciamo partire la base. Sì. Ok. Pronti? Attenzione. Attenzione. 3, 2, 3, 2, 1. Mi sento poeta, mi sento scrittore. Vivo di notte, le mie emozioni. Sono un bastardo, scrivo le mie canzoni. Senza pudore, illumino gli amanti al ritmo delle mie canzoni. Oh, che amore, ho voglia di sognare, prendimi per mano, fammi volare con la tua follia. Con la tua follia. Parlo d'amore, di grandi passioni. Nel silenzio della notte vedo te. Sono un attore, sono un giullare. Racconto le storie di pura follia. Mi sento poeta, mi sento scrittore. Sono un bastardo che canta le mie canzoni. Ma io so che non devo fare nessuna domanda. Prendi il mio cuore, fammi emozionare, fammi sussurrare. Oh, che amore, ho voglia di sognare, prendimi per mano, fammi volare con la tua follia, con la tua follia. Ho voglia di sognare, prendimi per mano, fammi tranquilli, che io comprendo. Con la tua follia, con la tua follia. Sono un attore, sono un giullare. Mi sento poeta, mi sento scrittore. Sono un bastardo e canto le mie emozioni. Bravo presidente. Grazie, 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 grazie. Ok. Ma siete pesanti, pesantuni. E sì, è proprio arrivato il momento di cambiare i suoi mobili. Sai già come fare? Credi di essere un architetto fai da te, vero? Ok, la prima cosa che farai? Scegliere i mobili. Astuto. Va bene, ormai hai fatto. E adesso chi li monta? Hai preso le misure, vero? No. Geniale. Ormai è fatta. Prova almeno a posizionarli. Sembra facile. E adesso? Bravo piccolo, buona idea, chiamiamo Festarredo. Festarredo ti semplifica la vita. Una telefonata ed ecco a casa tua il nostro architetto che progetterà la sua cameretta su misura. Festarredo, vasta scelta di mobili di qualità, funzionali e colorati ed una squadra di montatori Festarredo che penseranno al resto. Ed ecco, detto, fatto. Altro che fai da te. Festarredo, arredare. Divertendosi!
sì! Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Oh, oh, for I can't help falling. Dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro ed il tuo argento in denaro contante, con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria. Perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento, Carpe Diem è da sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe Diem è il compro oro più vicino a te, con i suoi 5 punti dislocati in tutta la città, professionale e con la massima valutazione. Carpe Diem è denaro contante, subito! Sì, andiamo a incominciare, caro. Andiamo, la prima puntata estiva on the beach. Sì, la camera principale è quella, però. È quella, vabbè, sì. Però domina c'è sempre. Sì, no? Una fatica bestia. Facciamola da qua l'apertura, perché non garantisco per voi. Quindi allora, siamo a mare, ma questo non da ora. Ora siamo veramente a mare. Si è microfonato, sì, si è acceso, sì, qui c'è un sacco di volumi. Non è facile come nell'edicola di Domina. Domina, abbiamo bisogno di un tecnico, lo chiamo un tecnico, per favore. Sì, il bello è che durante le preparazioni io mettevo cavi, provavo volumi, io e lui bello organizzato, fresco al bar, che vi prendete, ragazzi? Ho organizzato la situazione. Perfetto, io andrei subito alla questione. Detto questo, innanzitutto diciamo dove siamo. Siamo al Sottovento. Siamo al Sottovento, questo è un lido storico. Storico di Messina, siamo veramente contenti di essere qui. Siamo ringraziamo in mezzo ad altri lidi, anche quella è la nostra delegata. Certo. Ci abbiamo anche le veline. Abbiamo anche le veline, sono Terry e Valentina. E poi passa una davanti alla delegata. E abbiamo anche Honolulu Band. Honolulu Band. In questo momento sta facendo il battito. Ivano, dalle Rua Manush. Honolulu Band. Allora, che è successo in questa settimana, Rosso? Ma qua siamo un po'. Qua siamo a mare, il posto è bello, ringraziamo naturalmente Sottovento. Sembriamo tre DJ, ma non è cosa nostra. Sì, no. Guarda, forse magari di Domina. Domina era. Potrebbe fare una discoteca, Domina Club. Domina Club. Sembra un po' di Sadomaso, però andiamo. Io ringraziamo naturalmente Giuseppe D'Agostino per ospitarci qua, il titolare del Sottovento. Grazie. Invitiamo tutti a venire qua Sottovento a passare delle E oggi con noi, prima di iniziare, c'è un regista. Io lo chiamerei molto gentilmente, ma facciamo sempre. Sì. Tony! Applausi, Tony Morgan! Tony Morgan, il grande e unico attore regista! Applausi ce l'avremo! Attore regista, sceneggiatore! Tutto di più. Bene, allora Tony, intanto siamo felici di averti qua con noi.
Ma tu che fai qua, scusami qua? Io sono a mare, stavo facendo il bagno e sono stato disturbato, scusate. Sì, dai. Io sono, non lo so, ho sentito applausi, cose, che cos'è? Sono in incognita. Sono in incognita al mare, mi sto facendo il bagno e lei mi insulta. Cosa vuole? No, la stiamo insultando, dovevamo invitare qua a partecipare con noi a questa trasmissione, se vuole. Hai una trasmissione questa? Sì, sì, una trasmissione. Sembra tutt'altra cosa. Il giornalai a mare, a Magesco, perché oggi il giornalai non sono tutto a mare. Ah, salve, siamo giornalai a mare, giusto a calmare con noi. Senti, Tony, cominciamo subito a commentare le notizie. Messina è invasa alla spazzatura. Eh beh, non è una novità. Non è una novità, lo so. Ma come possiamo fare? Perché un consiglio a questi abitanti non sanno più come fare. Ci sono 600 dipendenti che rischiano il posto. Non è una cosa facile, voglio dire, questo secondo me non è una cosa che da adesso, secondo me è una cosa che si riporta e rimanda generazione generazione. Anche perché in questa Italia, in questo mondo, non c'è mai un colpevole. Perché se tu parli con l'amministrazione attuale, ti dicono a noi ci hanno lasciato un buco di 100 miliardi. Esempio, qui è stato quello di prima, quello che è stato, non cambia niente. Tanto poi a cavo metro, poi a cavo metro, sono barzellette. Beh, ci vorrebbe anche, da parte dei cittadini, ci vorrebbe anche un po' di educazione no? Perché magari a buttare la spazzatura così è qua. Da parte dell'amministrazione invece ci vorrebbe molta più attenzione. Le cose che si dicono nelle campagne elettorali, io credo che bisogna mantenere, non dico al 100%, almeno al 70%, se no non è credibile. Al mondo dello spettacolo, so che stai preparando un nuovo film, no? Allora, io ho già finito un film, sì. Il papà della missa, che poi via che ti presenterò il, sì. Si chiama Il papà della missa? Sì, Il papà della missa è appena finito adesso. No, il papà è questo papà ambizioso che ha una figlia che deve sculettare in televisione. Che deve fare? Deve sculettare in televisione. Sì, perché domina, sculettare, perché oggi come oggi sono le mamme ambiziose, però in questo film è il papà. Ecco. Però poi c'ha una morale, perché questo film è in due fasi. La fase è lo sculettamento. Invece la fase del ripensamento, di quello che il papà si riappropria della propria. Nel frattempo c'è lo band che gioca. Siamo al mare. Ma il salvagente dove ce l'hai? Il salvagente. Non c'è bisogno di salvagente, quello là ce l'avrai bisogno tu, io no. Io faccio i 100 metri a ostacolo, capito? Con i braccioli. Io sono campione mondiale di 100 metri a ostacolo a guardare. Raccontaci qualche cosa. Allora, io vengo dallo spettacolo. Ce ne sono tanti. Io vengo dallo spettacolo, Teatro Fortuna, anni 60, 70. E poi è collegato, perché noi parlavamo di politica. La politica è spettacolo, tutto è spettacolo. E lì proprio hanno debuttato i grandi, diciamo da Totò in poi, voglio dire, ormai nel 79, 70, 80, anni 90 poi è finito tutto. Io sono entrato in quel periodo straordinario dove ho conosciuto i grandi, grazie a quelli di lavoro spettacolo ho fatto tantissimi film, ho conosciuto tantissimi registi. Due aneddoti io potrei raccontarti, sì. Una della grande Lori del Santo, che il primo film con Lori, lei non si voleva, e il produttore non si voleva togliere il reggiseno. E perché? Era pudica. Allora il produttore mi disse, visto che facevo la scena con lei, mi dice: Tony, se tu riesci a tirare giù. Tony, tu che sei maniaco. Beh, mi hai detto 150.000 lire, allora ci staccai tutte cose. Cioè, cosa hai fatto? Ho staccato il reggiseno. E si è visto quel seno meraviglioso, è stato lui il seno più bello del mondo. Quello suo. Cioè, tu hai fatto proprio una scena. Ho fatto una scena con lei, basta andare a vedere, si vede. È stato. Non lo so.
la gente non sa che la gamera è quella che abbiamo registrato prima di incominciare la trasmissione, perché questa è la prima puntata, quindi abbiamo avuto un po' di casini per l'audio. Io ti lascio il microfono e ti presenti la band, Billy. Billy Pavia. Allora, io sono Billy Pavia, noi siamo i Leroy Manouche, abbiamo al contrabbasso Domi Leroy, alla chitarra Valerio Pavia e io Billy Pavia. Siamo un trio che facciamo jazz manouche, come avete ben capito. Questo era Mino Swing. E poi seguiremo altri pezzi sempre del genere jazz manouche. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Oh, oh, for I can't help falling. Eh sì, è proprio arrivato il momento di cambiare i suoi mobili. Sai già come fare? Credi di essere un architetto fai da te, vero? Ok, la prima cosa che farai? Scegliere i mobili. Astuto. Va bene, ormai hai fatto. E adesso chi li monta? Hai preso le misure, vero? No. Geniale. Ormai è fatta. Prova almeno a posizionarli. Sembra facile. E adesso? Bravo piccolo, buona idea, chiamiamo Festarredo. Festarredo ti semplifica la vita. Una telefonata ed ecco a casa tua il nostro architetto che progetterà la sua cameretta su misura. Festarredo, vasta scelta di mobili di qualità, funzionali e colorati, ed una squadra di montatori Festarredo che penseranno al resto. Ed ecco, detto, fatto. Altro che fai da te. Festarredo, arredare divertendosi! Io dove sono? Non lo so, cittadino che del mondo. Cittadino. Non mi dire da dove abito. Uno spiccato cittadino. Allora voglio vedere se tu lo capisci. Lui assomiglia anche a un grande attore americano. Okay. Lui mi sa di Roma Polassi. No. Però c'è c'è Gibson, come si chiama? No. Quella signora rosso, Jimmy White. Appunto, non mi ricordo come si chiama. Jimmy White. Lo sanno tutti. Jimmy White. Ma io so che non devo fare nessuna domanda. La seconda invece aneddoto che posso raccontarti nel mondo dello spettacolo era l'incontro con Monicelli, grande Monicelli, commedia all'italiana. Stava facendo un film che si chiamava La Bomba. C'erano quattro episodi, uno l'attuata, uno e lui. Cercavo un personaggio, quando mi sono trovato 30.000 comparse, io dico non ho speranza, certo. Mi sono inventato l'arte di arrangiarsi nelle 70, anche perché ero conosciuto a livello di nome, ma non conosciuto a livello di viso, presentando il volturno c'era solo il nome. Quando è arrivato Monicelli, sceso dalla macchina per andare in studio, ho cominciato qui il pazzo, gli disse, ma chi è sto Monicelli? Chi conosce Monicelli? Io sono chiedo di Morgan. Chi conosce? Chi è questo Monicelli? Ha detto Monicelli. Sai come andato? Ma chi è questo? Che alla fine Monicelli mi ha chiamato e mi ha detto sei un figlio di Trocchia, però hanno scelto me in quel film. Evidentemente la, diciamo, la mia follia è stata certo. Ripagata. Senti, ma ti sei fatto accompagnare da qualcuno? Sì, ma sono io, certo. Questi sono, sono 80-90 persone. No, non è vero, non è stato. Facciamo interagire. Allora, aspetta, li faccio venire. Allora, sì. Claudia! Claudia, hai chiamato Claudia, Tony, vieni qua. Claudia, ma Claudio vieni. O Claudia? Claudia, vieni. No, cittadino del mondo. Vieni qua. Pina, vieni qua. Pina? Vieni. Salve. Qua. Mi fanno sgolare, Buongiorno. Allora, buongiorno. Lei si chiama? Lei è Claudia Patarini. Claudia. Allora, lei è la protagonista. Allora, lei è la protagonista. Pina, lei Pina. Lei è la protagonista del film Il papà della Miss, sì. Che vedete voi sui cartelloni e sui trailer. Perché tu sei la migliore, Lorena. Se li mangiamo come 5 star di salata questi qui.
il nostro sogno è quello di andare a Sanremo, fare delle fiction, fare anche cinema, cinema. Pina ha preso parte al film che riguarda il giornalista, in questo film Il Papa della Missa, il film è in uscita, così sto per iniziare a fare un... Uscita dove? Questo prima ci sarà una prima nazionale a Fiume Freddo di Sicilia, e poi andrà sul piccolo schermo, ok? Bene. E lui? Lui, Tony Timilazzo, è uno dei protagonisti del prossimo film che sto iniziando fra un attimo, ne fa uno ogni giorno? No, ogni giorno, a sei mesi, quando uno ha l'idea, e si mettono a frutta, e quando le idee non ci sono non si mettono a frutta. Stupido, stupido. Io nel Furlato sono sempre la giornalista. Lei è Furlato. Allora lei è Claudia. Claudia o Claudia? Claudia. Con la G. Con la G di Catania. È Claudia. Come? Con la C. E tu dici Claudia. Ma lui me l'ha suggerito questo Claudio. Lui me l'ha suggerito Claudio. È sempre molto di rosso lì. È lui. Il giorno là è mandato. Il giorno là gli la testa. Gli è mancato la parola. Il giorno là io ero. Quello è il giorno là. Gli è mancato la. Intanto ringraziamo Domina che è venuto anche qua a mare, che ha portato, e ha portato i giornali, giornali. E ha portato soprattutto i chupa chup, che poi daremo gli altri dischetti. Ha dato che di oggi secondo te? Sì. No, riciclati sono. Riciclati. Allora, Domina è furbo, ma non fino a questo punto, che si porta i giornali di ieri. Sì. È tirchio, ma non così tanto. Ecco perché è tutta vostra. Lorena! Cara Claudia, che ci fa con Claudia. Questo, cara Claudia, che ci fa con questo personaggio? Claro? Con questo personaggio io ho avuto modo Gibson, di conoscerlo l'anno scorso. Non è Gibson, come si chiama? Ma come? Come si chiama l'attore americano? Richard G. Jimmy Wine. Come? Jimmy La Wine. Jimmy La Wine. Jimmy La Wine. No, non è Wild. No, no, la gente è Jimmy La Wine. Dai, mai. Però ho detto lo schifo. Ma che te ne fotte? Te ne fotte? Con un senso di pomporcheria. Te ne fotte? Era che me le volte mi ha detto. Allora, Claudia. Sì, Claudia. Progetti, sono quanti anni? 16. Quindi è minorenne, quindi non resta. Papà dov'è, papà? Papà è seduto là. A sociale, un poco sociale. L'importante è che c'è il papà, perché sennò... C'è anche la mamma. Anche la mamma. C'è anche la zia. C'è anche la zia. La zia, anche la nonna. C'è anche la nonna. La nonna. Possiamo, sì, possiamo. Questo vuol dire sì. Sì, vai. Ok. Andiamo avanti. Quindi allora, dove ti ha trovato la scuola? Ma Lucia, la scuola è... No, mi ha trovato in un concorso. In un concorso? Sì, sì. Un concorso come Claudia. Come Claudia. Di bellezza. Un concorso di bellezza, sì. Sì. E quindi si è innamorato. Si è innamorato e mi ha trascinato con lui. Ha trascinato con lui. Con guinzaglio. Mi capite? Mentre invece com'era il nome tuo? Tony. Tom. Allora lui insomma una fantasia qua. No, Tony, Tony. Anthony, lo chiamiamo Anthony. Anthony. Allora, lui Antonio. Lui intanto è un cantautore e lo porta nel prossimo film, guarda. Mentre il papà, andando sulla stria del papà della Miss, lei è una delle protagoniste. Perché Miss, poco più indietro, perché mia cara Miss, No, vabbè, io vengo più avanti. Lei è una delle protagoniste e fa la giornalista. La giornalista. Non la giornalaia. La giornalista. La bombara. La bombara, la bombara. Non scherzare, caro. Con la Claudia si sono conosciuti in un concorso di bellezza. All'asilo a lei. Noi non ci siamo conosciuti, invece a un bellissimo evento dove entrambi abbiamo ricevuto un Direzione, grazie, grazie per essere passato davanti alla telecamera, grazie. No, questa è la bomba, lei è la Endoli, e lui è Endoli.
rallegra tutto lo stabilimento. Ecco, ancora non abbiamo il mix giusto. Ancora. E lei ce l'abbiamo qua, però dobbiamo. Perdevamo troppo tempo al settaggio. Ma perché l'avete fatto alta questa cosa, l'avete fatta bassa? Perché, allora, ragazzi, no. Perché hai presente Fracchia? Ma scusami, secondo me Cabrunetta non può venire. No, Brunetta Cabrunetta non può venire. Brunetta ci vuole un gioco di specchi. No, Cabrunetta non può venire. Una domanda, dico, perché stiamo aumentando anche noi. Conosci Tony Morgan? Conosci Tony Morgan? Dici sì, sì. Famosissimo. Quanti film ha fatto? Quanti film? Innamorato pazzo? Non ce n'è tanto. Quanti film ha fatto? La banda del Gobbo? Sette sorelle. No, pochi, da sessantina. E io no! Che ti sei fatto il bagno? No, anche, qui sì, ma è bellissimo. È un posto, un posto meraviglioso. Io dico, dovete venire qui. A Sottovento, che è veramente uno stabilimento non solo signorile, elegante, le ragazze sono bellissime, i proprietari un po' meno, però veramente però quando viene la prossima volta mandiamo via, però no, un po' meno, nel senso che non sono antipatici, sono simpatici. Comunque l'acqua è pulita, si sta bene, io consiglio a tutti, è vero che ho portato il fiofiore, io sono in costume. La mano sul petto, abbiamo nazionale. Esatto. Fino al cielo ce l'abbiamo. Devi sapere che abbiamo anche le veline. Terry! Cioè, scusami. La velina. Vieni, Tony, qua. Qua. Guarda questo ragazzo, questo cantautore. Terry Valentino. Terry. C'è l'acqua, il poveretto sta morendo perché ha lavorato. Scusa. Qualcosa da bere possiamo portare. Certo. Lo sai che lui ha detto questo, è quello che non lavora mai. Quindi lui non è neanche la prima volta a lavorare. Scusa. Lei che sai che mi ricorda, gli anni 70 lavava spettacolo, quando si passava la perita di fa parlando dei malanni della nostra società, e scherzando chi è che non lo sa che come cucinella ti dirò la verità, capisci? Che era bellissimo, allora si faceva. Cosa preferisci? Negroni, cosa vuoi? Che ho bisogno? Poi a lui. A lui lascio un panino con la Nutella, o a lui un panino con la Nutella, a me c'è bucati di camatriciano. Allora io ti dico una cosa, scusami, Tony è un cantautore, un giovane cantautore. Sì. When I'm back on top in June, I said that's life. Allora sto per presentarvi un ragazzo straordinario, un giovane. Parla lì. Allora, signore, sto per presentare un ragazzo straordinario. Tony Morgan, decide lui, stavano. Sono Doc al 103%, signori. Ha portato 60-70 persone. Non mi divertito. Il conto lo paghi tutta volta. Il conto di Tony Morgan lo paghi tutta. Tutto, una promessa della canzone italiana. Tanto l'abbiamo abbassato, grazie. Sta facendo tanti soldi. Terra bella, caccia le belle, sia più bella di mia. Sempre solitone tu, io ti scrivo canzoni d'amore che tocca l'anima. E tu brilli come una sita, terra in vita già dell'antichità. Oh, Sicilia, Fenicia, Greca, Punica, Romana. Sicilia, Vandala, Ostrogota, Bizantina, Normanna, Spagnola, Aragonese, Austriaca, Borbonica. Terra bella, cadili, belli, sia più bella di mia. Sempre solitone tu, io ti scrivo canzoni d'amore che tocca l'anima. Che tocca l'anima. Vamo più là.
grazie. Bravissimo, bravissimo. Un applauso, bravo. Intanto un lecca lecca a te, una Claudia e una e non c'è più lecca lecca, dovevamo finire. Eravamo contati, non pensavamo che come quando inviti una persona a cena e ti lecca 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 la stessa cosa. Domina, un altro lecca lecca, dico io. Domina. È un biglietto per quando ti allontani con questo. No, allora, funziona, funziona, se tu lo apri. Catino De Luca ha scritto le istruzioni di questo. Cioè abbiamo le istruzioni ufficiali, gli mandiamo un PDF. No, che è una battuta, quanto sì, simpatico, quanto addosso, intelligente, intellettuale, bocconiana. Che vuol dire questa cosa? È importante che non è bocca accesa. Della cuccia, della cuccia. Della cuccia. No, della cuccia. Allora, secondo me è sulla Treccani, questa qua è il fatto che. Treccani. Sì, nella. No, c'è un PDF. Nel nuovo dizionario, nella nuova lingua italiana. Benissimo, penso l'abbiamo fatta assai. Complimenti, da Tony Molnar, tutto quello che fa, complimenti da Pina, complimenti Pina. Allora, per un saluto io vi direi di voltarvi dall'altro lato, che c'è la telecamera, vi saluta da quella, che vi prende tutti, non per altro. Certo, vi prende tutti. Saluto lo di là. Perfetto, show, grazie, arrivederci. Siete tanti, ci vediamo. Allora, grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie a Pina, grazie a Claudio, grazie a Tony. Grazie. Cara, grazie, grazie. Va bon. Grazie, Claudia. Sì, chita. Aspetta un attimino. Intanto pieni una cosa fresca che ora arriviamo. Sì, dove? A proposito, se sta cantando bene buono. Va bene. Ulissimo, già tante volte. Allora, non è ripetitivo però. Aspetta. Tony Morgan. Domina è morto. Diamo fiato perché adesso noi concludiamo con un pezzo del ruolo di Leroy. Ma che fanno? Quelli mangio il girato. Scusate, Guppo. Leroy, ma voi cantate, che fate voi? Oh, siete qua in vacanza? Ora. Anche la signorina. Forse la signorina vuole dire qualcosa. No, non penso. Qui non è come l'edicola. L'edicola è terreno nostro. Qua sì, non lo è so. Le veline. Noi abbiamo finito, ci stiamo andando, poi balletto. Vabbè, venite, un saluto almeno, vai, so. Salutateci almeno. Allora, c'è stato un po' di confusione. Molta confusione. Però non so come la monterò. La monterai. Bisogna verificare l'audio, il sonoro, insomma, abbiate pazienza. Questa è stata la prima puntata. Vabbè. Soprattutto. Vabbè, faccio venire un tecnico, non ti preoccupare. Allora, questa è la prima puntata, abbiate pazienza, da qui un luogo diverso dall'edicola, noi siamo meno. Siamo We Playa sottovento. Perfetto, allora dal DJ Domina. Dal DJ Rossellini, dal tecnico Bevacqua, questo, e dal club Domina Club, sì. Possiamo tranquillamente. Allora, vorrei che guardassi un attimo. Ma questi qua dove li hai presi? Dove li hai presi? Veramente? Cioè, solo in vacanza perenne? Cioè, come... Bene, se non arriva corrente vuol dire che l'audio o non lo abbiamo. O non Lulu in vacanza perenne. Allora, noi ci fermiamo qui per questa puntata che abbiamo faticato. Vediamo perché non arriva corrente al mix. Vediamo. E ci sentiamo. C'è qualcuno che si vuole buttare a mare. Non so chi. L'ultimo pezzo di Leroy Manucci. Qua stacchiamo. Claudia, a un certo punto dico Claudia aiuto, dice non ti buttare Tony, io faccio Claudia, ecco qua, chi è primo di lasciare in pace? Tony, ma che fai? Mi dovete seguire, basta. Fatela una risata.